start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Exogate Initiative, un gioco uscito ad aprile di quest'anno, è in Early Access e ci resterà per almeno un annetto, quindi ipotizzo metà 2024 come uscita della 1.0, ed è un base builder ambientato, diciamo, in un futuro dove l'uomo compirà la sua prima missione, il suo primo viaggio attraverso l'universo. Lo andiamo ad avviare Ensemble, non è in italiano, abbiamo l'Initiation o il Free Play, noi iniziamo l'Initiation e quindi abbiamo la possibilità di scegliere il Mission Contact Frequency, che praticamente qui bassa, quindi possiamo concentrarci sul gameplay, i team saranno più autonomi e raramente avranno bisogno di avere il tuo aiuto, bilanciata o height. E qui ci sono grandi imprevisti, noi lasciamo la bilanciata. Tra l'altro c'è anche una modalità nelle impostazioni di interazione con Twitch dove i presenti, gli spettatori, possono consigliare varie cose, quindi una sorta di live interattiva. Chissà che magari con la rilascio potremmo farlo. Benvenuto al tuo primo giorno come Chief Executive, insomma, o XO for short, all'Exogate Initiative. Sono Rudy Cobb con due B, sì, vabbè, fondatore e CEO. Ho dedicato la mia fortuna per ricercare e sviluppare la Exogate Technology, una sorta di Stargate, immagino, in grado di inviare persone non solo attraverso la galassia, ma attraverso l'universo. Tenteremo il nostro primo passo, il primo tentativo. Il mondo ci sta guardando, ma stai concentrato e tutto poi verrà da sé. Va bene, quindi? Ok, stanno arrivando i robottini, mi dirà che cosa fare. Build a barrack of a minimum of 20 block. Ok, questo è la star map dove potremo andare. Il gioco è figo, ha delle recensioni per lo più positive. Quindi bisogna vedere, perché probabilmente ci sono ancora delle criticità. Il gioco ci sta lasciando libertà, quindi lo esploriamo insieme. Dobbiamo costruire delle barracks, quindi una sorta di fortino. Possiamo costruire e scavare soprattutto, quindi 20 blocchi, quindi facciamo un 5x5. Una cosa del genere. Sì, dai. E quindi vedete qua possiamo ruotare, i nostri robottini iniziano già a mettersi al lavoro. Ricorda un pochino anche Dungeon Keeper. Questa cosa bellina, il fatto che ci siano i poster dell'iniziativa, insomma, della nostra corporazione. Il gioco non è chiarissimo, bisogna un attimino capire. Queste sono infrastrutture, gators, che non abbiamo. Qua abbiamo Star Map and Mission, perfetto. Qua abbiamo Aliens and Artifacts, quello che abbiamo, gli incontri che abbiamo. Sono reliquie delle... ok... che possiamo recuperare dalle missioni, e gli incontri, tutte le forme di vita intelligenti, senzienti, che abbiamo incontrato durante le missioni. Ok, questa è la ricerca, il laboratorio di ricerca, dove possiamo andare a cercare varie cose. Abbiamo le barracks, poi possiamo fare la training room, la security, così come la mensa, sala di ricreazione, la biblioteca, laboratorio che si divide in medbay, l'infermeria, il workshop per lavorazioni, l'armeria e la exosuite upgrades e la power plant. Queste sono le cose. Qua abbiamo la possibilità di scavare, di vendere elementi e di costruire muri, barracks, mess, laboratori e power unit plan, e che è quello che abbiamo visto. Insomma, stanno esattamente pavimentando come succedeva in Dungeon Keeper. Anche i muri dovrebbero fare, perché i muri vanno di pari passo con il pavimento. Quindi costruiamo una barrack di almeno 20 blocchi. 20 blocchi, facciamo 5x4. Così. Sì, dovremmo piazzarci un muro davanti, ma va bene. Poi dobbiamo costruire tre locker. E qua abbiamo common item. Ma adesso ci guardiamo. Infatti, cliccando sulla zona, infatti, dobbiamo costruire tre letti, ok?
che possiamo ruotare col tasto R. 1, 2, e lo mettiamo qua, 3, e poi locker, quindi 3 locker, che non saprei dove piazzare, 1, 2 e 3. Dai, dovremmo esserci. Un meal dispenser, 2 mess table. Ok, dobbiamo tornare a scavare di nuovo e magari glielo mettiamo davanti qui. Facciamo una piccola zona così, 4x4. Dobbiamo demolire il poster, bellissimo. Minimum 12 block. Ok, infatti siamo giusti perché siamo sui 16. Tra l'altro, qua in alto abbiamo Science Point o Power Management e Influence Resource. Stavo guardando se c'era la possibilità di aumentare il tempo, ma non mi pare. Non ci sono cose cliccabili, si può mettere in pausa. Qua c'è il menu. Vedete qua, come vi dicevo, in Twitch c'è la possibilità di avere delle scelte multiple, una interazione con la live. Adesso abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Piazziamo la mess di almeno 12. Io la faccio intera. 4x3. Ok. Facciamo così. I robottini subito scappano via, non so dove vadano. Comunque dovremmo poi alimentare lo Stargate e andare a gestire le nostre missioni. Abbastanza originale, graficamente molto gradevole, anche come comandi mi sembra bello, bello reattivo. Anche il movimento con la rotella è un po' estremo, ma con QED si ruota tutto molto lentamente. Allora, 2 mess table e un meal dispenser, quindi mess table 2 2 con quella. Vabbè, facciamone due così, uno così e uno così, e un meal dispenser che mettiamo qua a fianco. Salviamo gli spazi e ci daranno 10.000 dollari di riconoscimento di denaro. Ne abbiamo 185.000 adesso appena finiamo, infatti siamo a 190.000 ora. Tutto il caldo benvenuto, va bene. Va bene, cosa dobbiamo fare? Assumi 3 scienziati. Io non ho la minima idea. Build a laboratory of minimum of 16 blocchi, 16 blocks. Quindi costruiamo il laboratorio, però intanto scaviamo. Dobbiamo fare 16 blocchi, almeno 16 blocchi. 5x5, 25, esageriamo. Bio sample containment. Non so come si assumono, ma penso da recruitment campaign. Possiamo assumere, vedete, soldati, medici, ingegneri, studiosi e diplomatici. Assumiamo gli scienziati, aggiustando, sistemando i parametri disponibili puoi controllare quante application, quante richieste riceverai e la skill dei candidati. Ah, come Big Ambitions. Una volta iniziato, la campagna di reclutamento cercherà lo specifico numero per giorni. Ok, candidate max. Ok, quanto possono chiedere di stipendio? Quanti ci aspettiamo? Noi faremo 5.000. La durata della campagna dura 5 giorni e il budget lo possiamo aumentare a 20.000. Quindi possiamo magari anche chiedere meno di stipendio. Ok, iniziamo la campagna, quindi pian piano poi arriveranno le richieste degli scienziati, così abbiamo anche tutto il tempo di piazzare il laboratorio. C'è anche la visuale praticamente dall'alto. Però, ripeto, a me graficamente piace, il gioco è su Steam, 22,99€, non costa sicuramente poco per un Early Access, ma se vi piace il genere, se vi piace quello che state vedendo, insomma, valutatelo perlomeno, aspettate o un'offerta o mettetelo in lista dei desideri e vedete come va avanti con lo sviluppo. Il laboratorio dovrebbe essere quasi pronto. Vediamo. Deve essere almeno di 16 blocchi. 4x4. Facciamolo così. Sì, non mi piace molto sta cosa, magari poi facciamo i muri, facciamo un open space, però adesso cliccando qua dovremmo poter, sì, guardate quanta roba, no, facciamo così, che mi piace di più. Espandiamo il laboratorio e tutta la stanza,
che preferisco, perché almeno poi ci sta dentro tutto. Poi un biosample containment, biosample containment che mettiamo lì nell'angolino. Build biosample study desk, biosample study desk che mettiamo sempre qui a fianco, anche lui. Ok, ok, collect and study un biosample. Il problema è che non abbiamo gli scienziati, dovremmo avere qualcuno magari che si è candidato, ok. Abbiamo NNG, allora lei è inglese, canadese, non mi ricordo se è Turchia o Tunisia questo. Eddie Brown, Josh Lee, vediamo un po' le statistiche. Social, non mi interessa. Knowledge, Logic, Perception, le ultime due. Prendiamo Eddie Brown, Josh Lee e Elena Johnson, dai, giusto per reclutare della gente, che tecnicamente mi aspetto che arrivino con, infatti eccoli lì che stanno arrivando, i primi umani che arrivano in questa base, e quindi possiamo metterci a cercare segni di vita su un esopianeta. E non ho idea di come fare io. Empty? No. Non ho la minima idea. Star map mission. Vediamo un po'. Esopianeta. Per esplorare una destinazione devi connetterlo all'exogate. Ok. Alcuni... ok. Connect. Colleghiamo questo. E ci costerà un tot per tenerlo connesso. Ora. Possiamo assumere qualcun altro? No. Non so se posso... Il budget abbiamo, con quello che è successo. Adesso vorrei andare a vedere se qui possiamo creare una missione. No, exist, create new team. Con il simbolino X01. No assignment. Quello. Va bene, stiamo saltando il tutorial, stiamo andando proprio... Ah, richiede 3 gators. E c'è anche il livello raccomandato e le persone... 3 gators. Ma non abbiamo 3 gators. Nota detta. Ok. Il problema è che non possiamo studiare un biosample al momento, perché di qua possiamo spostare, ma io vorrei biosample containment. Lo possiamo vendere, lo possiamo usare, ma in realtà vieni da research desk. Ah, ok, ok. Beh, facciamolo, tanto chi se ne frega. Ah, no, non possiamo. Beh, research desk sì. E in realtà poi, continuo a sbagliare, bisognerà anche potenziare o ricercare la possibilità di, me lo metto qui, di potenziare la linea elettrica. Perché? Perché la linea elettrica secondo me è tirata abbastanza. Quindi possiamo fare un power plant qui, magari. Mi costa 6.000, però mettiamo un power plant e potenziamo la corrente elettrica che... Ok, lì possiamo andare a ricercare le varie cose, ma in realtà non capisco perché non mi faccia reclutare i team di scienziati. Vediamo un attimo. Sort by level, sono tutti livello 1. Ok, voglio vedere se c'è qualcosa, tipo i gator, no? Medway, no. Boh, cliccando sul portale. Start mission. No, io vorrei capire come fare. Cancel, create mission.
Create new team. Qua ci sceglie il nome, creo il team. No assignment. No, non me lo spiega. Ok, qua abbiamo i suoi bisogni. Fame, fatica mentale, bisogni sociologici. E possiamo andare a vedere. Ok. C'è un più? Ah, no, team. X1, ok. X1. Ok, abbiamo capito. Lo aggiungiamo tutti all'X1. Poi andiamo sul portale. Start mission. Ok. E loro se ne vanno in missione, quindi recupereranno quel tutorial fatto un po' così, eh. Comunque, li mandiamo in spedizione. Si apre, lo Stargate si è aperto. E se ne vanno, così, senza armatura, senza tuta, addio. Ma hanno costruito intanto di là il... Sì, no. Devo mettergli il generator. Così produciamo più energia elettrica. Ok. Intanto loro vanno. Devo capire dove sono. 5 giorni. 5 giorni a... Il tempo vedete che passa abbastanza in fretta. Vediamo intanto che c'è una news dalla nostra... Bellina, perché ci fa vedere da dove si trova. Siamo andati attraverso il portale... Dopo un momento di smarrimento, insomma, ci trovavamo lì. Ok, it works. E hai cambiato il mondo. Possiamo rispondergli. No pressure. I think I'm hyperventilating. No, rilassati. Di qualcosa di epico. Take your time. Ben fatto. Quanto dobbiamo parlare? Dave Sangrass. Gli dico di prendere, bellissima sta cosa, posso dirgli di prendere dell'erba, analizzeremo dell'erba, understood. Sì, vabbè, qua c'è da parlare, sarebbe bello vederlo in italiano. Comunque, sono tornati dalla missione, hanno preso delle cose biosample che ci servivano e infatti ora possiamo continuare con la missione di studiare il biosample. Adesso stanno andando a depositarlo, presumo. Sì, vedete che ce l'ha lì. E lo stanno studiando. È bellino, veramente molto carino. Il tutorial almeno. Ok. Ce l'hai fatta, va bene. Abbiamo analizzato. Ok. Publish a patent to start earning money. Ok, dobbiamo fare un brevetto. Costruisci un patent writing console. Form a second team. Get 5 scientific theories by studying samples. Write a single patent. Bellino! Cioè, praticamente noi qua... non è qui le patent. Ma possiamo costruire qualcosa di diverso, no? Build a patent writing console. Ma dov'è? È qua. Patent writing console. Lo piazziamo qui. Magari lo mettiamo a filo del muro. Sì, tanto non dovrebbe dare fastidio a nessuno. Ok. Dobbiamo formare un secondo team, prendere 5... fare 5 teorie scientifiche studiando queste cose qua. Allora, praticamente non assegnato, io gli assegno questo, che Josh Lee sta imparando tanto, write patent, no patent or write patent. Diciamo i brevetti sono le tue prime fonti di guadagno nel gioco. Studiando, diciamo, i campioni biologici, portati indietro dalle missioni nei laboratori, i tuoi scienziati svilupperanno nuove teorie con cui potranno scrivere dei brevetti. Una volta pubblicati, questi brevetti guadagnano delle entrate ricorrenti.
ogni brevetto è creato per un argomento specifico, come fonte di cibo, e è scritto usando le teorie per lo stesso argomento. Le teorie sono anche diverse in termini di qualità, da comune a leggendario, che influenzano direttamente l'entrata del brevetto. Ok, a topic, energy source. Quindi noi adesso stiamo studiando per creare un brevetto e bisogno di un scienziato che lavora a scrivere nel tavolo. Scegli fino a 5 teorie per scrivere un brevetto, si chiama patent, va bene, brevetto, per più teorie, ok. Rara. Ah, le teorie sono fino a 5, ma ne abbiamo una sola, vai. Sta scrivendo il brevetto. Voglio vedere sto tavolo qui del... Che senso ha? Che bello, sarebbe la mia postazione da gaming ideale questa. Ok, Josh Lee sta scrivendo un brevetto. È davvero molto particolare, un po' sullo stile Stargate questo, credo. Questo non è molto felice, stiamo parlando nei corridoi ma non è felice. Energia elettrica ne abbiamo, hanno costruito anche le due piattaforme qui, i due generatori che stanno lavorando. Non so con che fonti producono e basta. Però il gioco è già promettente, è uscito da qualche mese, perché comunque ad aprile sono già passati quasi 5 mesi, in 4 mesi, dai, facciamo 4 mesi e mezzo, ma il gioco merita assolutamente, non mi sembra affatto male, non so quanto si potrà giocare adesso, che è all'inizio, ma non è assolutamente male. Non costa poco ovviamente, però se vi siete spolpati tutti gli altri giochi di questo genere, questo potrebbe essere un interessante alternativa anche in virtù dello sviluppo che ne potrebbe derivare. Forma second team e dobbiamo andare di là adesso di nuovo nel portale a studiare nuovi esempi, nuovi campioni, samples, mi viene sempre esempi ma è campioni. Bene, abbiamo scritto un brevetto, quindi adesso questa ci creerà un'entrata, non è contestualizzato, almeno non so bene adesso dove ci troviamo, perché ci troviamo qui perché abbiamo questo portale, quindi quello, vabbè, è un early access, ci sta, magari poi lo spiegavano pure, però insomma. In inglese non è, come avete visto, eccessivamente complesso. Fatemi sapere, perché sono veramente curioso di sapere cosa ne pensate, scrivetemi nei commenti qua sotto come al solito, e io con questo vi saluto e vi rimando in un prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao!